pronti, prontissimi per cucinare una nuova ricetta. Quest'oggi cucino io. No, non è vero. No, 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 c'è lui. Impossibile. Buongiorno. Infatti, già sto lavorando per cucinare. Quindi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, oggi mangiamo in salute perché c'è una protagonista. Ci sono dei tranci di pesce spada. La cicoria già pulita. Il burro senza lattosio. Senza lattosio, quindi proprio salutare quest'oggi. Vengo sempre richiamato perché uso sempre il burro. Ma cosa nasco? Oggi uso il burro senza lattosio. No, 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 un attimo, se possiamo gentilmente salutiamo la nostra regista Giada De Gregorio, ma un bacio ai piani alti. Ma c'è qualcosa che si nasconde, si riesce a vedere? Fermo. Che cosa nascondi lì? Che cosa nascondi lì? Il bricchetto da viaggio, Mary. Allora vedi che tu sei un finto. In questa ricetta sono astemio. Ma non è vero! In questa ricetta c'è bisogno anche del vino bianco. Perché? Perché nascondevi? Non lo nascondevo. Lo portavi. Si era appoggiato lì. Un bricchetto di viaggio. È portatile. Brava. Perché ci serve anche. Ci occorre il treviamo dello rubicone. Bene. Quindi Mary, pochi ingredienti, quelli giusti, fatti. Tra l'altro quelli un po' tradizionali, quelli classici. Ma non c'è nulla di eclatante oggi. Sì, dici così, semplicemente. Dici così e poi cambi di itinere, c'è quella quella diversità. Oggi camminiamo, facciamo in serie. Restituisce oggi straordinarietà al piatto. Prendiamo il pesce spada, mettiamo in padella e finisce lì la storia. Subito facciamo, perché oggi non è cosa. Oggi devi andare al tuo ristorante mangiando sul serio e devi ecco, predisporre bello, predisporre le cose. Invece no. Pigliare il pesce spada, mettere in padella, fare no, no. E invece gli diamo la marcia in più. Nostro burro. Allora, quindi notiamo che vi sono oggi due tegami, questo secondo piatto, quindi chissà perché. Se riesci a fare questo sposalizio. No, non riesco a fare questo burro, matrimonio. Burro, farina, pesce spada, cosa ne può uscire? No, attimo, già troppe cose. Ne potrebbe uscire una scaloppina. E quindi una scaloppina la ricetta di oggi, ti chiedo, domanda. Scaloppina di pesce spada al vino bianco con cicorie saltate al limone. Quindi è tutto articolato, è tutto un rebus. Sembrava semplice. Il cui risultato finale, ecco, ripercorrendo le strade, quelle là un po'. Quelle che un po' sono difficoltose, quelle portano della comunque lì al gusto, quindi vince il gusto sicuramente, ma la preparazione per arrivare al gusto è questa che ed stiamo facendo. È semplicissima come sempre, come tutti i nostri piatti. È quella che stiamo mostrandovi. Sono semplici. Allora, due tegamini, guarda, due padelline, una con lo spiccio d'aglio, dove andiamo a inserire la nostra cicoria. Che sarà insaporita al limone, quindi c'è. Ma con calma. Con calma, A tempo debito. Abbiamo preferito questa perché già pronto all'uso, abbiamo subito la quantità che ci serve. Perché se io. Ma perché parli con me? Perché mi fermo un attimo, perché se io negli ingredienti scrivo tipo 400 grammi di cicoria fresca, pulita, quanti ne acquisti sporca tu? No, non lo so, chef, non ecco. Non sono io, delego, chef. Per ovviare a tutto questo, ho preferito prendere una confezione da 500 grammi a 600 grammi, quindi io scrivo direttamente 600 grammi, ma lui va a casa, apre la busta, versa in padella e ha la grammatura precisa, quella che aveva detto. E le Jason Feggio, che fatto? Ecco, chef, quindi, noi infatti dobbiamo aiutare il nostro pubblico che è lì a casa e ci guarda a realizzare delle ricette che siano un po' diverse, laddove gli ingredienti siano più o meno quelli di uso quotidiano, dove l'impatto economico sia bello forte, nel senso che andiamo molto ad economizzare. Qui riusciamo a trovare la giusta quadra, chef. Diciamo che qui siamo a via di mezzo. Per quanto riguarda il quadro economico, qua abbiamo una via di mezzo, perché anche se una confezione di pesce spada da 500 grammi però soddisfa pienamente 4 persone. Certo, mi consigli di. Il costo non è elevato, esorbitante, quindi. Però si mangia bene. Chef, mi suggerisci. Si mangia sano e bene. Sano e bene, mi suggerisci se questa pietanza adesso è ora di pranzo, quando è preferibile cucinarla? Cioè, da un punto di vista nutrizionale, cena, è un piatto. Ma la cena potrebbe essere semplicemente un piatto completo, sì, al limite aggiungendo, sai,
qualche purè di patate, qualche altra verdurina vicina. Ma per accanto tamponare. A questa, accanto alle cicorie? Sì, sai, perché potrebbe. Ma per me va bene così. Potrebbe risultare. A te sì, ma a me no. A te no, quindi una purè di patate, quella fresca. Io so che c'è Ferio. E qui un po' ci spostiamo un po' da quello che comunque è la ricetta di oggi, ma aggiungiamo. Chef Ferio prepara una purea di patate al suo ristorante Mangiando Sul Serio, che è davvero ottima, perché lui... La faccia alla curcuma, Mary. Alla curcuma, la mia è una crema di patata alla curcuma. Però è buonissima, perché il suo ristorante, le tue recensioni, insomma, parlano tantissimo di questa purea di patate, che è speciale. Ma guarda, era semplice, il purea di patata con l'aggiunta di curcuma, quindi... Ma fai facile, devi Mary, comunque vai, utilizzare il giusto equilibrio. Allora vediamo il momento, passaggio sì. Essenziale. Allora, abbiamo salato entrambi i lati. Quando la prepari una purea di patate alla curcuma? Alla prossima, dai. Va bene, ti aspetto. E aggiungiamo un bel po' di vino bianco. Pepiamo e lasciamo cuocere lentamente. L'importante di questo passaggio è che lasciamo evaporare tutto il vino bianco. Fiamma moderata? Sì, abbastanza, sì. Deve evaporare tutto il vino bianco. Si deve sentire il profumo del vino bianco e basta, solo il profumo. Visto che l'abbiamo... No, solo il profumo, sapete perché? Perché il mio imbricchetto, secondo me, se lo ridiposita nuovamente in questa schiena centrale. Quindi, giusto, ecco, assaporare, non oltre, perché su il resto... Sono astemio, meglio. Togliamo l'aglio, dai, togliamo l'aglio. Togliamo l'aglio. Sì, eliminiamo l'aglio. E facciamo semplicissimo, no? Andiamo a premere il limone. Vedi, vedi. C'è capitato qualche semino, non fa niente. A casa lo togliete. Qui lasciamo la fiamma bassa. Perché altrimenti secca troppo, chef. No, altrimenti diventa amara. Ah, già, è la cicoria. Il limone che gli abbiamo messo diventa amara. Ah, ok. Quindi, siccome abbiamo brasato prima il pesce spada con il burro, il vino ci ha fatto solo da conduttore di calore. Poi evaporato, non è andato all'interno della pietanza. Quindi noi abbiamo un pesce spada al profumo di vino bianco, ma non... al sapore di vino bianco, tra l'altro, no? Il vino come permette, ci capita spesso tra l'altro volentieri. Il vino, chef, ti permette anche di dare vita a quella cremina che vedo lì nel tegame? No, quella è la farina e il burro che ci dà questa cremina. Il pesce spada è pronto, aspettiamo un po' ancora, aggiungiamo un altro po' quindi un piatto che possiamo olio. Presentare, se volete aggiungervi una purea di patate alla curcuma potete andare dal ristorante di Chef Ferio che si trova a Nola, lo dico sempre, dei posti a Vulcano Buono, in un ambiente molto conviviale e laddove in questo periodo davvero si può mangiare in totale sicurezza. Sì, beh, non è che vengono e mi chiedono solo la purea. No, lo so, però ecco qua, questo diventa diciamo l'input per... Ecco, invitare diciamo i nostri telespettatori, scusa, ecco infatti il pretesto, però naturalmente in carta c'è una variante, ci sono una variante di menù e davvero molto appetitosi, allora, invitanti. Questo piatto è bello, 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 sai perché? 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 Mentre ti prepari pochissimo tempo. A parte, quanto impiatti la verdura... Senti il profumo. Ma sai che mi stai disegnando un quadrifoglio? Quello che dedichiamo ai nostri spettatori oggi. Senti il profumo del limone. Mentre quando impiatti il pesce spada, senti il profumo del vino bianco. E quindi questo contrasto di profumi e di aromi che quindi dà equilibrio piatto, al piatto. Io chiamo piatto profumato, no? Perché non... Si sentono solo i profumi. A metà tra un quadrifoglio e un piatto in frac. Un piatto in frac è bellissimo. Completiamo. Piatto in frac. Ti piace? Un po' di prezzemolo liscio, vedi? Gli facciamo. Questo prezzemolo che trovi tu, poi è straordinario. Guarda, me lo porto dal ristorante. Perché è più bello, no? Ma ti hanno mai detto che hai una creatività da fare invidia? Tu tutti i giorni. Ma te non mi hai detto che mi devi insegnare a tagliare meglio questa fetta sì, di limone? Semplicissimo. No, come hai fatto? No, ma è la cosa vedere. Più semplice. Guarda, facciamo una fettina, la andiamo a incidere per tre quarti della lunghezza al centro. Vediamo, tre quarti. Vedi? Così.
e poi la giriamo, vedi, semplicissimo. Vediamo. Abbiamo un attimo. Voilà. Non essere veloce perché ho bisogno di capire, di metabolizzare il passaggio. Voilà, voilà, voilà. Vedi, vedi. Ah, ok. È una spaccata. Bravo. Una spaccata. Mary. Il limone che fa la spaccata. E che dici? Allora, vediamo. Un semplice piatto. Banalissimo. Bello. È solo a vederlo nella busta. Puoi leggermente alzare lo chef per, in favore di telecamera. Diventa una portata eclatante. Bella, nobile. Ma buona, salutare, e che sicuramente sbalordirà i commensali, possono quello essere i nostri sicuro. Familiari. Te lo garantisco, di sicuro. Provare per credere poi, fateci sapere. Replichiamola, tra poco la nostra storia, storia Instagram con la ricetta del giorno, così fermerete e ricorderete questo piatto preparato oggi da Chef Ferio che tutti i giorni sbalordisce nella me, memoria, sbalordisce noi memoria. Pubblico. Grazie Chef. Grazie a te Mary, grazie. Bravo, che bello. Tu di più. Ci ritroviamo sempre qui con Chef Ferio del Cucinando con MD tutti i giorni. Grazie per essere sempre con noi. Baci di Mariu. Ciao. Ciao Chef. Ciao, ciao. A presto.